Ministra, non devo difendere il mio lavoro, però mi permetto, come dire, di dire che ci sono sicuramente degli interventi che bisogna fare e io stessa, appena insediata, ho promosso un gruppo di lavoro che deve coordinare il mio capo di gabinetto sulla semplificazione e per cercare di rendere più semplice la vita dei produttori. Però non credo di poter dire che siamo proprio una struttura così pesante. Lo dico con molta nettezza perché non si tratta di difendere il mio lavoro, ma quello di tante persone che davvero con grande impegno, con grande passione, cercano di partecipare e di intervenire per rafforzare quello che è un bene prezioso che noi abbiamo, perché quando noi parliamo di un comparto, parliamo di produzioni che continuano a fare grande il nostro paese nel mondo. Allora, dove ci sono interventi da fare per snellire, per semplificare, noi lo dobbiamo fare, però dobbiamo anche mettere al valore il tanto buono che c'è. Una delle cose eccellenti, secondo me, è proprio quello che stiamo valorizzando questa sera. Diciamo, io credo che questa pubblicazione è un intervento importante, è importante per coniugare cultura e cultura, è importante perché ci mette nella condizione di meglio far conoscere, di ulteriormente valorizzare. E vengo alla sua domanda, fatta non una difesa d'ufficio, però io credo che noi dobbiamo saper riconoscere e anche rispettare il valore del lavoro delle persone, Assolutamente, soprattutto quando è fondamentale. fatto con grande passione, con impegno e con sacrifici, perché anche la pubblica amministrazione è in condizione di dare talvolta esempi di eccellenza, così come laddove ci sono i problemi bisogna andarli a incontrare e contrastarli. Io credo che, siccome noi siamo il paese che ha la maggior parte di DOP e IGP al mondo, siamo il paese che deve investire su meglio, diciamo su due termini: valorizzare e difendere. Valorizzare perché è mia ferma convinzione che noi dobbiamo saper far conoscere il valore delle nostre produzioni. Io lo dico con una battuta, noi dobbiamo saper vivere non come un limite, ma come un valore il fatto che il Made in Italy costa di più. Perché nel Made in Italy c'è la sapienza, c'è il rispetto del territorio, perché se tu chiedi ai produttori di andare a ricucire laddove si sono create lacerazioni, laddove si sono lasciate terre incolte, se tu chiedi di tornare e di avere sempre di più le norme della buona coltivazione, lo devi sapere che questo ha dei costi in più. Se chiedi ai produttori di non utilizzare prodotti chimici e quindi di rispettare l'ambiente e la salute dei consumatori, lo devi sapere che questo ha un costo in Costa, più. E certo. allora noi dobbiamo saper comunicare il valore delle nostre produzioni e dobbiamo anche saper fare una battaglia con molta trasparenza rispetto a quella pratica che in molti centri commerciali, in molti negozi, non sa valorizzare le nostre produzioni. Noi dobbiamo saper dare una maggiore valorizzazione anche nell'esposizione al pubblico dei nostri prodotti e dobbiamo dire con chiarezza che se tu compri un prodotto DOP, un prodotto IGP e lo paghi quanto un prodotto generico, c'è qualcuno che sta pagando quella riduzione di costi. O è il produttore al quale abbiamo chiesto di fare un grande sacrificio e di andare ad investire sulle zone interne avendo un ritorno molto basso del capitale investito, o è un trasformatore che usa tutte le tecniche innovative per dare un prodotto di altissima qualità, o è un lavoratore che viene mal pagato. Ma siccome non ci sono pasti gratis, qualcuno quel risparmio lo sta pagando e allora noi su questo dobbiamo intervenire e dobbiamo intervenire insieme e credo che questa pubblicazione ci aiuta anche a fare questo perché più facciamo conoscere il valore intrinseco dei prodotti, più noi possiamo essere,
nella condizione di tenere insieme quella che si chiama sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità economica, perché se non c'è la sostenibilità economica anche le DOP vanno in grande sofferenza e alla fine rischiano di uniformarsi in negativo. Noi invece dobbiamo puntare sempre di più sulla loro valorizzazione. L'altro tema che dicevo, ecco, ecco, è quello, è quello della tutela, che ci vengono invidiati e imitati. Esatto, esatto. Noi dobbiamo utilizzare l'altro termine, che è la protezione dei passi. Noi esportiamo ogni anno 42 miliardi di prodotti agroalimentari, gran parte sono quelle di cui parliamo stasera, ma subiamo un furto di 100 miliardi di euro l'anno. Allora noi su questo dobbiamo attivare una grande campagna di protezione, perché non si capisce per quale motivo, se a me venisse in mente di mettere il baffo della Nike su un prodotto mi arresterebbero, e perché qualcuno pensa anche attraverso l'introduzione dei dazi di poter spacciare il parmesan per parmigiano. Allora, siccome noi dobbiamo dare lo stesso valore, la stessa difesa ai marchi geografici e ai marchi personali, noi su questo dobbiamo fare una grande campagna di promozione. È quello che io voglio fare, non con la mia persona, lo voglio fare come struttura. Ho chiesto a tutti gli altri componenti del governo che hanno competenze in materia di fare insieme una campagna di comunicazione sui mercati ricchi del mondo, a partire da quelli degli Stati Uniti d'America, dove andiamo a difendere le nostre produzioni e anche a far conoscere la qualità delle nostre produzioni, perché noi investiamo sulle DOP, investiamo sulle produzioni di eccellenza se facciamo conoscere e se mettiamo a valore. E insieme a questo voglio dire che mi lascia un po' sconcertata una sentenza che è di questi giorni, di queste ore, per quanto riguarda per esempio l'aceto balsamico. Ora, senza lanciare allarmismi, ma noi voglio rassicurare che su questo stiamo lavorando, perché riteniamo che non bisogna avere alcuna slabratura tra il sistema produttivo e il sistema istituzionale a tutti i livelli. Vedo qui Paolo e so che non gli devo neanche fare l'appello perché è già impegnato, ma noi questa campagna, questo impegno lo dobbiamo portare avanti. L'ultima cosa che voglio dire, perché sono stata già più lunga di quello che era previsto, noi non diamo solo qualità dal punto di vista del gusto. Noi dobbiamo parlare, dobbiamo far conoscere ai consumatori che noi difendiamo la loro salute. L'alleanza che io voglio fare con i consumatori è questo, e su questo noi dobbiamo mettere a valore che abbiamo il sistema migliore in Europa e credo uno dei migliori al mondo per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda il controllo. Il nostro ispettorato non solo non ha nulla da invidiare, ma può fare lezioni a tanti altri paesi, e parlo dei paesi più sviluppati a livello mondiale. Se queste cose le facciamo conoscere, noi mettiamo i consumatori nella condizione di apprezzare il saper bere, il saper mangiare, ma anche di saper apprezzare che nel momento in cui stai pagando qualcosa di più un prodotto, ne stai ricavando un gusto di più alta qualità, ma ne stai ricavando anche una forte tutela della tua salute e della salute dei tuoi figli. E su questo io credo che anche questi momenti e questi impegni, che sono impegni importanti nella comunicazione, nella divulgazione, sono fondamentali per cercare di far parlare nel mondo anche delle tante eccellenze che noi abbiamo e che sempre di più dobbiamo mettere a sistema. Grazie, Ministra.